Annie Besant, Teosofia e nuova psicologia, Spiritus Intus Alit, Edizioni Alaia, pagina 13. Avendo trovato che alcuni pazienti nevropatici erano dotati della facoltà di guardare nell'interno del proprio corpo, l'uomo di scienza chiamò questa facoltà auto-introspezione. Alcuni di questi malati potevano realmente e distintamente vedere l'interno del proprio corpo ed in un caso assai importante, in cui si trattava di una malattia divenuta ora popolare, il paziente non solo la descrisse, ma ne indicò esattamente la cagione, attribuendola ad un piccolo pezzo di osso che si trovava in una cavità dove non doveva trovarsi osso alcuno. L'osso fu estratto per mezzo della più rispettabile pinzetta scientifica e nessuno potrebbe dubitare della materialità della prova. Ma non servirebbe a nulla dire che è stato un caso di chiaroveggenza, poiché ora si chiama autoscopia interna. Che importa che fin dai primi 30 anni del secolo XIX questi fatti fossero osservati a più riprese e che alcuni dottori venissero espulsi dalla corporazione medica per averne asserito l'autenticità? Essi furono allora bollati come ingannatori o come ingannati. Ma ora il fenomeno può liberamente essere osservato sotto l'usbergo del suo nuovo nome, autoscopia.